tutti ragazzi e ciao a tutte le creature della notte. Come sapete io sono Spiccicallen e benvenuti in un mio nuovo video. Eccomi qua oggi a fare un nuovo video tag ideato e avviato dal gruppo delle creature della notte. Sono stata contattata da Stefan qualche sera fa chiedendomi appunto se avevo voglia di rispondere a questo video tag appunto creato così per farsi conoscere un po' dal gruppo così delle creature della notte. Video tag molto molto carino che conta un po' di domande, sono in totale 13, quindi direi di partire subito, di non perderci troppo in chiacchiere perché poi avremo tanto da parlare rispondendo alle domande. Domanda numero 1: presentati brevemente per chi ancora non ti conosce. Allora, io sono Valentina, ho 24 anni e abito appunto nel nord Italia, precisamente in Veneto, però vabbè, sarebbe più corretto dire fra il Veneto e l'Emilia Romagna, in quanto sto praticamente sopra il Po, proprio sul confine tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Domanda numero 2: da quanto è aperto il tuo canale YouTube? Il mio canale YouTube in realtà è aperto da lontano 2008, però diciamo che è iniziato a essere attivo da poco meno di 2 anni fa. Infatti fra un po' il mio canale compirà 2 anni in fatto di essere attivo, fra recensioni e tutto. L'ho utilizzato un po' per caricare AMV su film, anime e manga, però poi li ho cancellati appunto per avviare la fase video recensioni e tutto. Quindi diciamo che attivo da poco meno di 2 anni, però aperto dal 2008. Domanda numero 3: condividi con noi un ricordo bello ed uno brutto legato al tuo canale. Beh, di ricordi brutti non ce ne sono, sinceramente non ho mai avuto occasione di provare di avere ricordi brutti legati al canale, mentre di ricordi belli comunque ce ne sono davvero tanti, perché grazie al canale comunque ho conosciuto davvero tantissime e bellissime persone che comunque sono diventati miei amici, alcuni sono riuscita a vederli dal vivo, per esempio Eleonora, Domenico, Elisa, altri purtroppo ancora non sono riuscita a vederli dal vivo, però alcuni ce la farò a vederli dal vivo quando ci vedremo per andare a vedere il quadro della ragazza con l'orecchino di perla, e comunque tantissime altre, ho conosciuto davvero delle bellissime persone, mi ha comportato a vivere tantissime e bellissime esperienze. Mi ha aiutato molto anche con il mio problema di timidezza nel rapportarmi con le persone, perché io in realtà, come voi tutti sapete se avete visto il mio vecchio video sulla mia esperienza su YouTube, ho aperto il canale in realtà all'inizio per, diciamo, autocurarmi sul mio problema nel rapportarmi con le persone. Inizialmente l'obiettivo era questo e devo dire che YouTube mi ha aiutato molto, quindi oltre che avermi fatto conoscere tantissime bellissime persone con cui mi sento quotidianamente su Skype alla sera o comunque tramite messaggio su WhatsApp oppure su Facebook, mi ha aiutato molto anche per me stessa, quindi è stata e continuerà ad essere comunque una bellissima esperienza quella di YouTube, vista dal mio punto di vista. Poi domanda numero 4: se ti fosse data la possibilità di essere una creatura della notte, quale vorresti essere, tra un vampiro, un licantropo o una strega? Spiegaci anche il perché. Allora, cancellate il mio nickname, ok, Spiccicallen, l'avevo ideato nel lontano 2008, all'epoca stavo leggendo la saga di Twilight, ero imbazzata, a me sono sempre piaciuti i vampiri, c'è da dire questo, però vabbè, all'epoca ero imbazzata con la famiglia Cullen, eccetera, eccetera, eccetera. Però fra questi tre non riesco a sceglierne uno, perché a me sarebbe sempre piaciuto essere un vampiro con poteri da strega. Quindi poter avere la possibilità di avere la vita eterna e avere anche la possibilità di utilizzare poteri magici. Volete mettere il bello di essere eterni e avere anche la possibilità di avere poteri paranormali, e quindi insomma sarebbe veramente fantastico. Questa è sempre stata, diciamo, la mia aspirazione, quindi essere un vampiro con, diciamo, poteri paranormali, quindi un mezzo vampiro, una mezza strega. Anche perché con tutta la roba che ho da leggere in casa, diciamo che la vita eterna non mi farebbe schifo, forse nella mia vita reale non ce la farei mai a leggere tutto quello che ho fra digitale e cartaceo. Infatti è un problema che mi sono posta molte volte questo, diciamo, anche perché io sono una che ha la pelle molto molto bianca, e quindi diciamo che l'effetto vampiro non mi si scalza, cioè mi ci sta bene, mi calza a pennello. Però sì, un mezzo vampiro e una mezza strega non mi dispiacerebbe.
Domanda numero 5. Ricordi il tuo primo libro fantasy che hai letto? Parlane e se è possibile mostralo. Non ce l'ho qua con me perché l'ho lasciato in libreria, però ovviamente non posso dirvi altro che Harry Potter, la pietra filosofale. Sì, è stato quello il primo vero e proprio libro fantasy che ho letto. Nonostante tutto, vabbè, magari prima ho letto tantissimi libri anche più che altro per bambini, tipo quelli del battello a vapore. Se dobbiamo citare quelli, forse il primissimo fantasy è stato Ingo e Drago, dove si parlava comunque di un drago, di un bambino che era suo amico, però il primo vero libro fantasy meritevole è ovviamente il primo di Harry Potter, poi ovviamente intermezzato da tantissimi altri libri. Beh, con quello diciamo che ho dato il via alla mia vera e propria carriera di lettrice compulsiva. Però leggevo tantissimo anche prima, però Harry Potter è stato quello che mi ha aperto le porte da lettrice compulsiva, quindi sì, direi assolutamente quello. Mentre la domanda numero 6 chiede l'ultimo libro fantasy che ho letto e parlarne se è possibile mostrarlo. Per mostrarlo mi è un po' impossibile perché è rimasto a Francoforte, comunque potete vederlo nel video delle letture di settembre-ottobre ed è il primo librone, quello grande, comprende Il Trono di Spade e Il Grande Inverno di Martin. Una saga assolutamente meravigliosa, sono arrivata tardi a leggerla, ma forse non me ne pento neanche perché tanto so che Martin sta andando davvero tanto a rilento a scrivere e andare avanti con la storia, quindi andrò molto piano a leggerla anche se sono davvero tanto in ansia perché voglio leggerla, voglio sapere come la storia andrà avanti e a dicembre leggerò il secondo librone, quindi guai a chi mi fa spoiler. Non ho visto neanche la seconda serie della stagione della serie TV, quindi guai a chi mi fa spoiler, potrei arrabbiarmi davvero. Domanda numero 7. Quale casa editrice ami e quale odi? Allora, qua è un discorso un po' lungo. Allora, quelle che amo sono parecchie, diciamo che prediligo tutte quelle che mi tirano fuori libri di autori giapponesi, perché comunque non tutte lo fanno e non tutte lo fanno nella maniera più adeguata. Quindi diciamo che mi piace molto la Feltrinelli per la sua parte universale economica, perché mi tira fuori i libri della Banana Yoshimoto da sempre e comunque anche perché sono quella collana della Feltrinelli che è molto economica, molto anche maneggevole, molto morbida da tenere in mano, da utilizzare come appunto libri da leggere, perché sono molto morbidi, molto maneggevoli e quindi si prestano molto anche alla lettura, oltre anche il prezzo molto, molto basso, quindi anche molto accattivanti come prezzo. Mi piacciono molto anche i libri delle edizioni, per esempio SE, quello è già un discorso più diverso, sono edizioni fantastiche, favolose, fatte benissimo. L'unico problema è che costano tanto, sono edizioni particolarmente costose che non tutti si possono permettere, infatti sono di quei libri che io cerco sempre magari di recuperare ai mercatini dell'usato oppure al libraccio, semplicemente da IBS in mezzo magari ai libri usati al 50%. Mi piacciono molto i libri della Faz Editore, di quelli mi è capitato di trovarne qualcuno di autori giapponesi, ma anche proprio per come sono fatti i libri della Faz, soprattutto quelli delle edizioni Lane. Mi piacciono molto come sono molto molto curate, anche soprattutto la parte delle copertine cartonate. Sono ben fatte, molto molto curate, reggono tantissimo e anche come vengono diciamo fatte le sovracoperte, sempre molto accattivanti, sovracopertine sempre molto piene di dettagli, davvero molto molto belle. Mi piacciono molto anche i libri della Fazzi, è una casa editrice che non mi dispiace per niente. La Fazzi, come mi piace molto la Rizzoli, forse la Rizzoli è una di quelle che prediligo maggiormente, proprio perché ha un catalogo molto molto vasto fra libri, fra graphic novel. È una casa editrice davvero molto bella la Rizzoli, mi piace davvero moltissimo e mi piace molto anche l'Einaudi, nonostante ci siano alcune cose da dire in quanto riguardo ad autori giapponesi, soprattutto per quanto riguarda il Genji Monogatari, perché per Einaudi sono uscite due edizioni del Genji, adesso è uscita quella nuova, ad esempio 90 euro, campa cavallo prima che io riesca a prenderla, però vorrei comprarla. Questa qui è fatta molto bene, io possiedo quella vecchia, quella divisa in due con la prima parte Einaudi, la seconda Bompiani. Anche di quello serve a fare un discorsetto sulla traduzione di libri, per esempio di autori giapponesi, in particolare di epoca classica.
E per esempio, a volte c'è il gioco traduzione non proprio fatta bene, infatti in quel caso la traduzione è stata presa dal francese o dall'inglese, non mi ricordo esattamente da quale lingua, e non è proprio prettamente corretta. E quindi a volte bisogna stare anche un attimo lì attenti in fatto di traduzioni e tutto, però vabbè, ora è uscita l'edizione nuova, ovviamente tradotta dal giapponese antico classico. Però costa anche il suo giusto, quindi anche l'Einaudi non mi dispiace, però c'è da dire che le sue edizioni sono fatte bene, però sono anche parecchio costose. Però per esempio non mi piacciono molto le edizioni ultime che ha tirato fuori dei libri di Murakami, preferivo quelle precedenti, però questo magari è una cosa mia. La Mondadori non mi è mai dispiaciuta, sinceramente, a parte qualche cosa di traduzione che ogni tanto tirano fuori, come per esempio il trasformare il cervo in unicorno, in Martin o altre cose. Ogni tanto si vedono degli strafalcioni allucinanti in fatto di traduzioni. Prezzi a volte, soprattutto nelle ultime uscite, davvero elevati per le uscite che fanno venire fuori, perché a volte veramente sono dei prezzi che sono assurdi per i libri che escono, ma anche la Mondadori non mi dispiace particolarmente. Mi piace molto anche la Marsilio. La Marsilio è una casa editrice che mi piace davvero tantissimo, soprattutto per la collana delle Mille Gru, che è la collana che tira fuori autori giapponesi, principalmente di epoca classica, moderna, meno contemporanea, principalmente classica e moderna. Infatti, sto cercando di recuperare tutti quei libri che mi mancano perché l'ho conosciuta questa collana. Grazie ai libri che ho letto per letteratura classica giapponese. È una bellissima collana. Se vi interessano i libri di letteratura classica giapponese, debuttatevi sui libri usciti appunto per la collana della Marsilio delle Mille Gru. Davvero una bellissima collana, ben curata, con anche una bella introduzione per ogni libro, per ogni genere appunto di libro diverso, che siano racconti, che siano storie uniche. Davvero ben fatti, anche appunto la Marsilio è una casa editrice che mi piace moltissimo. Mi piace moltissimo anche la Neri Pozza, oltre anche lì essere magari un pochino costosa, però è una casa editrice davvero ben che cura le sue edizioni, a parte magari quel piccolo malinteso con Morbide Guance, dove mi sono trovata la mancanza delle prime 30 pagine, ma ovviamente poi l'ho trovato in digitale e ho recuperato le 30 pagine che mi mancavano. Però è davvero anche quella una casa editrice che non mi dispiace affatto, come la Guanda. A parte, come magari ha detto anche Eleonora, il fatto delle copertine che sono molto spoglie, molto proprio basilari, quindi forse magari non proprio accattivanti, però i contenuti dei libri dell'edizione della Guanda sono a mio parere davvero ben fatti. La casa editrice invece che io non apprezzo particolarmente, però di suoi libri ne ho, io ogni tanto mi capita di acquistarne, anche se ultimamente meno. Infatti, gli ultimi libri che ho acquistato di questa casa editrice sono stati quelli della collana Live, è la Newton Compton. Di questa casa editrice non è che mi faccia proprio schifo, però ultimamente sta, diciamo, esagerando nel tirare fuori libri su libri su libri su libri. Sto tirando fuori troppa roba tutta in una volta. È un po' come la Planet Manga. Diciamo che l'ho messa sullo stesso piano della Planet Manga, parlando di manga. Cosa sta facendo la Planet Manga come la Newton Compton? Continuano a pubblicare cose su cose su cose su cose, tutte quante uguali, sperando che comunque la gente, apprezzando quel genere, co compri anche tutto il resto. E secondo me è un metodo di editoria un po' sbagliato, perché dopo un po' la gente si stanca e io sono arrivata al punto di essermi stancata, sinceramente. Infatti, ultimamente sulla roba della Newton Compton mi sono principalmente buttata sui Mammut, perché sto recuperando magari opere di autori che mi piacciono, tipo ho comprato il Mammut di Edgar Allan Poe per avere tutti i suoi racconti, Gordon Pym e tutto, oppure mi sono buttata l'ultima volta, diciamo, gli acquistoni più grandi sono stati i libri della collana Live, per magari imparare a conoscere autori che non conoscevo. Secondo me quello era il metodo migliore, comunque libricini molto piccoli, 99 centesimi, per imparare a conoscere autori di cui magari non si è mai letto nulla, ci sta.
Però per il resto non parlo di traduzioni, non parlo di niente, parlo magari delle scelte editoriali. Secondo me, ultimamente è una scelta editoriale un po' sbagliata. È per questo che magari adesso, ora come ora, non mi piace granché come casa editrice. Infatti sto comprando da praticamente nulla di questa casa editrice proprio per questo motivo, perché tira fuori talmente tanta di quella roba. Prima perché non ci si riesce a stare dietro, ripeto, un po' come Planet Manga. Secondo perché tutto quello che tira fuori, oltre che non riuscirci a stare dietro, sono cose tutte quante uguali, quindi tipo romanzetti molto leggeri, adatti, tipo romanzetti rosa, cose così. Ok, magari qualche urban fantasy, qualche libro fantasy, però secondo me è di bassa qualità. Ultimamente mi sto dando a letture un po' di più alta qualità, quindi non tira fuori niente, visto il mio punto di vista, che possa interessarmi o comunque che non mi piace proprio come scelta editoriale. Ecco, in questo caso direi appunto Newton Compton per questo motivo. Domanda numero 8. Cosa vorresti cambiare della tua vita da umano? Direi sicuramente l'avere meno problemi di salute, quindi il prendere meno medicine e lo stare meglio, perché sono davvero agra di stare così come sto adesso. Domanda numero 9. Sceglieresti mai di diventare un vampiro per amore, abbandonando per sempre la tua famiglia e i tuoi affetti? Assolutamente no. Domanda numero 10. Cosa odi degli esseri umani? Oh, tante cose. L'ipocrisia, tanto per citarne una, la maleducazione, per citarne un'altra, l'essere anche menefreghisti, a volte, direi sicuramente, oppure l'essere doppiogiochisti. A volte capita quelle persone che davanti a te fanno le persone tanto carine, coccolose, gnè 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 gnè. E a volte poi dopo, quando non sono contenti, sparlano alle spalle in una maniera esagerata. Insomma, questo genere di persone, sono proprio quelle persone che non riesco a mandare giù, non riesco a digerire. E purtroppo nell'arco della mia vita me ne sono capitate davvero, davvero troppe. Per questo motivo sono diventata molto diffidente verso le persone che non conosco, o almeno all'inizio. Poi quando magari inquadro per bene una persona, non c'è nessun problema, anzi, divento me stessa al 100% e sono davvero contenta di essere, diciamo, diventata amica di una persona nuova. Domanda numero 11. Il detto dice: meglio gli animali che gli esseri umani. Cosa ne pensi? A voglia? Assolutamente sì. Io ho tantissimi gatti qua a casa e voglio bene a tutti loro. Forse anche più che a certe persone che prima reputavo miei amici, ma che poi ho scoperto che erano persone come citate tipo nella domanda numero 10. Quindi io a loro voglio benissimo, per me loro sono delle persone, non sono animali, sono persone. E quindi assolutamente direi che il detto la dice di gran lunga giusta. Domanda numero 12. Cosa ami della vita? L'essere qui va già benissimo, comunque cosa amo della vita? Per il momento la mia vita va bene così, quindi direi che l'amo com'è. Ultima domanda, 13. Saluta i tuoi iscritti. Ragazzi, tanto è già qualcosa che siete arrivati alla fine di questo video, quindi vi ringrazio già per questo. Spero continuerete a seguirmi. Vi ringrazio tantissimo per essere comunque iscritti al mio canale. Siete davvero tanti. Siamo arrivati a 1100 e passa. Siete tantissimi, non me l'aspettavo. Ormai il canale, come ho detto, ha raggiunto quasi 2 anni di vita e io non mi aspettavo questo traguardo. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!